sembra davvero giunta al termine la storia d'amore tra Jenny Kissinger e la collega russa Anna Kalinskaya. I rumor circolano da qualche giorno e ovviamente ha fatto scalpore l'assenza della tennista dalla finale delle ATP di Torino, vinte proprio dal campione altoatesino. Perché Anna non era sugli spalti a tifare per il fidanzato? Dov'era? A rispondere alle domande ci ha pensato la diretta interessata con una serie di Instagram story. Mentre Jenik batteva lo statunitense Taylor Fritz, numero 5 del tabellone, per 6-4, Anna si trovava a Miami insieme a delle amiche e non ha tenuta segreta la cosa. Anzi, ha postato una serie di Instagram story in cui si mostrava felice insieme a loro. Poi è scoppiata un'altra bomba gossip sulla vita, molto riservata, del tennista. Lasciato per colpa di un'altra. Jenny Kissinger, bomba dopo l'addio della fidanzata Anna, spunta un nome. Jenny Kissinger e Anna, cos'è cambiato sui social dei suoi tennisti? Se Anna si trovava a Miami insieme alle amiche, sugli spalti dell'arena di Torino è stata vista una vecchia conoscenza di Jenny Kissinger, ovvero l'ex fidanzata e modella Maria Braccini. Il gossip è esploso e secondo alcuni la presenza della modella a Torino non sarebbe stato un puro caso ma un segnale di riavvicinamento tra i due. E ancora si spulcia sui social dove molti hanno notato il defollo di Anna a Jenik e una serie di like scomparsi dalle foto della tennista russa. Jenny Kissinger ha da poco assunto un nuovo social media manager e in tanti hanno notato che sono stati già rimossi dei like del tennista ad alcune foto di Anna, lasciando forse intuire una rottura tra i due. Una mossa che, conoscendo la riservatezza di Jenik sulla sua vita privata, suona come un vero schiaffone pubblico. Lei non segue più lui, lui invece sì, scrive la Gazzetta dello Sport. Ma l'azzurro adesso ha affidato le chiavi dei suoi profili ad un nuovo social media manager e chissà che pure il suo follo non sparisca a breve. Anche perché la russa ha completamente taciuto riguardo alla cavalcata del suo ex fidanzato a Torino. Nessun like ai post di Jenik, nessun commento, nessuna interazione prosegue la rosea. Solo foto dall'altra parte del mondo in relax, senza pensare apparentemente ai programmi per la prossima stagione, scrive ancora la Gazzetta dello Sport. Il nuovo social media manager del tennista si chiama Alex Melis ed è un giovane creator specializzato nella creazione di contenuti per i social media e nella produzione di campagne pubblicitarie per marchi globali come Jeep, Red Bull e Sony.